incrociano le braccia gli avvocati per protestare contro i provvedimenti di liberalizzazione disposti al governo Monti. Per ieri e oggi i legali hanno deciso di astenersi dalle udienze e hanno convocato assemblee pubbliche per far conoscere le ragioni della loro protesta. Gli avvocati chiedono l'abrogazione dell'articolo 9 del decreto Cresci Italia, che cancella le tariffe e vorrebbero l'eliminazione della norma della manovra economica bis, che consente la presenza dei soci di capitale negli studi professionali. Chiedono anche il superamento dell'inutile e dannosa recente legge sul processo civile, lo slittamento e l'entrata in vigore dell'obbligatorietà della media conciliazione per incidenti stradali al condominio, anche considerando l'attesa per la prossima sentenza della Consulta. Resta inoltre la proposta di istituire urgentemente un tavolo per ridiscutere la revisione della geografia giudiziaria e l'accorpamento degli uffici dei giudici di pace. Questo è il parere del presidente degli ordini degli avvocati di Catania, Maurizio Magnano di Sallio. Noi diciamo che manca rispetto per la professione, perché chiediamo un intervento in genere sulla professione, cioè dire l'entrata in vigore della riforma della legge professionale. La nostra legge professionale è stata già varata dal Senato, si trova alla Camera e quindi noi ci aspettiamo che il nostro Parlamento finalmente evada questa necessità di una legge professionale nuova e al passo con i tempi, perché quello che noi chiediamo è un'avvocatura moderna, qualificata, che ha bisogno quindi di una legge complessiva, non di interventi con la decretazione di urgenza che non rispetta assolutamente quelle che sono le esigenze non solo dell'avvocatura, ma del cittadino che chiede giustizia. Andando sul concreto per farlo capire appunto ai cittadini, qualora il decreto appunto sulle liberalizzazioni avesse l'ok, cosa succederebbe materialmente ad un cittadino che vuole rivolgersi a un avvocato e dunque cosa succederebbe anche alla professione dell'avvocato? Diciamo che le proposte che vengono sono innanzitutto la necessità di un preventivo che dovrebbe chiedere il cliente all'avvocato. Non è obbligatorio, ma è su richiesta appunto dell'assistito, mentre in un primo momento si è parlato di obbligatorietà. Quello che è un'altra cosa delicata è che sono state abolite le tariffe, non abbiamo più dei parametri di riferimento. Si dice e si è detto e si è giustificato questa decisione nel nome della libera concorrenza, nella realtà questa abolizione delle tariffe può comportare dei problemi in punto di qualità del lavoro dell'avvocato. Poi ci sono gli ulteriori momenti, per esempio, che riguardano l'accesso alla professione, che comporta la possibilità di iniziare la pratica forense già all'interno della facoltà di giurisprudenza e per giunta per un periodo ridotto rispetto ai 2 anni previsti sino ad oggi, sono stati ridotti a 18 mesi. L'ultimo momento molto delicato è quella della possibilità di creare delle società di capitali, cioè dire gli studi legali creati come società di capitali potrebbero portare al sacrificio di quelli che sono i principi fondamentali della nostra professione, del nostro codice deontologico, cioè di libertà e autonomia. Basti pensare che all'interno dei tra virgolette poteri forti, quindi istituti di credito, quindi grossi centri di interessi, quindi grossi gruppi industriali, si potrebbero creare degli uffici legali e comprenderà bene l'opinione pubblica, non si sa bene qual è l'attività dell'avvocato, che non potrà fare altro che sottostare alla volontà di quello che è comunque un datore di lavoro, perché un socio di maggioranza potrebbe anche non essere avvocato, ma potrebbe essere persona estranea al nostro mondo forense.